caffè, ragazzi, siamo tornati. Bentornati su Grimas, ragazzi. È mattina presto qui da noi. Siamo in sessione, abbiamo già calato tutto, ragazzi, e sì, ci siamo tenuti l'apertura con il caffettino. Esatto, questo perché per il tipo di pescata che faremo oggi, quello che vogliamo farvi vedere, avevamo bisogno di iniziare subito a entrare in pesca e quindi abbiamo detto facciamo l'apertura dopo con un buon caffè. Esatto. E basta. Cri, spiega un attimo cosa succederà oggi. Non abbiamo tanto tempo. No, allora, quindi sarà abbiamo una lotta giusto contro il una tempo. Mattinata scarsa, quindi abbiamo deciso di fare una prova anche per provare comunque cose nuove, ragazzi. Sapete che a noi piace sperimentare, piace provare. Non si smette mai di imparare. Esatto. Quindi stiamo avendo due approcci di pesca diversi. Allora, siamo nei laghi di Cesena, siamo nel lago A, quindi parliamo di un lago pressato. Cosa vogliamo fare? Vogliamo vedere se in un lago pressato è più efficace una pasturazione mirata con lo spomb, quindi utilizzando distance stick, tirando preciso sullo spot di pesca e pasturando con, poi vi dirà Max cosa sta usando per la pasturazione, oppure con dei prodotti pensati proprio per la pesca veloce. Prodotti che adesso vi farò vedere, che ovviamente ci hanno dato per provarli e anche per farveli appunto vedere, quindi per capire se è più efficace in un lago di questa tipologia un sistema di pesca pensato per essere veloce e invece un altro sistema di pesca che normalmente si fa. Sì, è un po' più conosciuto quello dello spomb appunto, che però è ad ampio raggio, mentre quello con cui pescherà Cri è proprio sull'innesco, quindi non è nulla di nuovo, ragazzi, esiste già in commercio, ce l'è andato ad approvare un attimo. 3 ore e mezza, ragazzi. Sì, abbiamo 3 ore e mezza, vogliamo, non è una gara, ma vogliamo capire anche noi per il prossimo futuro. Cri, abbiamo 3 ore e mezza, ok, andiamo là e peschiamo in quel modo, basta, e noi ve lo riportiamo, ragazzi, perché quello che impariamo noi poi lo vogliamo trasmettere, quindi non insegniamo ma trasmettiamo quello che abbiamo imparato. Cri, diamoci dentro perché io devo ancora dare qualche spombata. Guarda, caffè, ragazzi, caffè. Stamattina, a tra poco. Vi faccio vedere adesso come ho impostato la mia pastura, che come l'ho preparata. Sapete che ultimamente mi sto cercando di specializzare un po' sul fioccato. Penso oggi di aver creato una bella pastura, più che altro che mi facesse andare subito in pesca. Vabbè, fioccato, semplicissimo. Prima ho messo l'acqua, ho messo dentro i miei liquidi che sono lo Smart Liquid e quelli syrup sempre della Mainline, che appunto mi creano tutta l'acqua colorata. Oggi a base di pesce però, mentre nelle sessioni precedenti andavo col fruttato, adesso vado con il pesce perché qua penso che il pesce sia più indicato, ma questo è il mio parere. Dopodiché abbiamo dei pellettoni da 8 mm, classici, scratting, e ci ho messo anche delle boilies, sia sbriciolate col cruscia, sia intere. In più ho aggiunto una cosa che non ho mai aggiunto finora, ovvero, ve la faccio vedere dopo, perché vi spiego anche il motivo perché. Voglio creare proprio dentro l'acqua un alone, un vortice di emozioni per le carpe, e ho pensato che questo poteva darmi una marcia in più. Quindi dopo, se funziona tutto, vi faccio vedere. Ovviamente non è nulla di speciale, ragazzi, ci avete già visto usarlo, ma ve lo faccio vedere dopo perché voglio vedere se ho ragione, soprattutto quando peschiamo in questi laghi pressati. Mi sono sentito di fare così, sono sicuro che potrebbe essere una cosa molto positiva. Basta, tutto qua. Quindi appena arrivato ho tirato una ventina di spomb nella mia linea di pastura e ci ho tirato poi sulle canne. Adesso non vi svelo come sto pescando, ma ve lo dico più tardi. Allora, ragazzi, adesso vi faccio vedere come sto pescando. Allora, qui ho un rig, in particolar modo uno spinner rig, e questi sono gli stick che sto utilizzando. Allora, intanto ringraziamo l'Esca che ce li ha dati appunto per provarli e ovviamente per farli anche vedere. Lo conoscete tutti il Frizzy Pellet, no? Vi ricordate il pellet, quello che faceva l'effetto Frizzy, che si scioglieva, faceva la colonna d'acqua? Questi praticamente è il Frizzy, solamente che vanno innescati sul rig. Come vedete qui hanno un foro, va inserito il rig, adesso vi faccio vedere come. Ma
credo sia molto semplice capirlo. Basta infilare il rig, qui avremo il nostro innesco, e questi poi, una volta che si sciolgono in acqua, avremo la nostra pasturina e il nostro innesco praticamente dopo la pastura. Sto provando con questi perché ovviamente sono stati pensati per pesca veloce, quindi senza stare lì a fare bombette, pasturazioni, quindi si prende, si innesca e si lancia. Personalmente ho provato a immergerli nei go per diverse settimane e vi garantisco che anche se immersi nei go non danno nessun problema, perché il pellet si scioglie solamente quando viene a contatto con l'acqua. Vedete che sono tutti quanti dippati questi qui. Ho provato con un vasino a fare questo esperimento e quindi, ragazzi, ecco, questo è come sto pescando. Adesso vediamo un po' come lavorano. Ho fatto anche dei lanci un po' spinti per provare a vedere se si rompevano, non si sono rotti nonostante siano stati dippati, quindi niente, sono contento. Adesso vediamo appunto e spero che riescano a rendermi qualcosa. Allora vi faccio vedere come sto pescando io oggi, perché ovviamente ho pensato che per questo tipo di pesca che sto facendo oggi, ovvero pasturando con lo spomb, quindi ho preso un bel raggio d'azione, penso di 10-15 metri quadri, ok? Le mie due canne sono a 2 metri l'una dall'altra, ma sulla stessa linea, quindi ho voluto concentrare proprio tutto là, sperando anche in qualche doppia partenza, perché in teoria una volta che il branco è sopra ci può essere questa possibilità di una doppia partenza, quindi spero proprio in quello. Come sto approcciando a livello di terminale? Oggi sto usando un helicopter rig su tutte e due le canne. Helicopter rig ovviamente lo sto usando con due pop-up, una gusto fruttato e una gusto pesce, anche se tutta la mia pastura è a base di pesce, non vuol dire che la fruttata, la boiler sfruttata non renda, anzi ho avuto delle belle soddisfazioni abbinando pesce e fruttato ultimamente. Lo avete visto anche nel video che abbiamo fatto con Oscar Brugger, dove montavo una link pesciosa e una pinenana pop-up per bilanciare il tutto, molto fruttata, quindi secondo me va un po' mandato a riposare questa vecchia diceria che non si può pescare col fruttato se pasturi col pesce o viceversa. Per quello che abbiamo avuto modo di imparare in questi anni, ragazzi, quello che è importante è avere un buon rig che allami. E quindi niente, semplicissima la montatura d'elicottero, abbiamo fatto un video dedicato per questa montatura, se avete voglia andatevelo a guardare se vi incuriosisce, è proprio helicopter rig si chiama. Piombo, qua c'è il metodo elicottero che viene fornito appunto da corda, e basta, ci ho montato su due spinner rig su tutte e due le canne e speriamo che appunto questo mio approccio di oggi sia efficace. Tutto qua, ragazzi, adesso la luce è alta, quindi speriamo che si attivino i pesci e vediamo di portare a godino qualche carpa. Adesso andiamo a potenziare, ragazzi, perché a me così secchi sinceramente non piacciono, mi piace sempre mettere un qualcosa di mio, quindi apro la valigetta di Go e dippo col... no, aspetta, questi sono al pesce, quindi li mettiamo un Go al pesce, che probabilmente non ho, perché adesso ci stavo riflettendo che probabilmente non ho un gol pesce. Ma tu usi sempre quella salame? Sì, però al momento il salami ho lo smoke. Adesso a me serve qualcosa di più liquido. E facciamo così. Moonshine. Questo go adesso voglio provarlo un po'. Quindi proviamo un po' di fare questo go. Allora, come vi dicevo, ragazzi, questi stick non hanno problemi a essere dippati, perché ovviamente sono degli stick che sono esenti acqua, quindi non hanno acqua al loro interno. Nel momento in cui toccano l'acqua si sciolgono, quindi
potete tranquillamente dipparli con vari dip e liquidi, non hanno nessun problema. Ripeto, io sono settimane ormai che ce li ho dentro i vasetti dippati e ho appena lasciato le canne tranquillamente, non mi hanno dato problemi, anzi tra un po' vi faccio anche vedere che ne innescherò un altro e andrò a rilanciarlo, così vi faccio vedere un po' tutta l'operazione. Ma che odore. Mamma. Allora ragazzi, sto cambiando l'innesco e riandrò a rimettere nuovamente gli stick, perché parliamo di una pesca veloce, quindi ogni tot vanno ricambiati ogni mezz'ora circa, ok? Perché ovviamente in acqua si sciolgono, resta tutta la poltiglia e ogni tanto è bene rinfrescare. Quindi adesso vado a rimettere il mio innesco, in questo caso uno spinner rig, e adesso ci mettiamo gli stick. Uno, ovviamente potete metterne quanti ne volete, potete lasciarlo così, potete metterne due, potete riempirlo tutto, cioè non è a vostra scelta. Cioè, faccio bello carico. Questi sono dippati, ragazzi, questi sono dippati da mesi. Poi cosa faccio? L'amo, vado un attimo a piantarlo un attimo lì dentro, così sono sicuro che resta tutto quanto fermo. Riattacco il mio rig allo sgancio rapido e poi vado a rilanciare il tutto. Avevo il tail rubber che è andato giù, adesso lo ritiro su, eccolo qui, perfetto, eccolo qua, perfetto ragazzi, adesso vado a rilanciarlo. Bene, primo pesciolino ragazzi, partita sullo stick con le Essential Cell pop up. Adesso che ci penso, è la prima volta che prendo con pop up qui. Eh sì, mai credo. Preso con pop up qua l'altra volta, prima volta. Eccola qua, scivola, eccola qui. Beh, neanche male però. No, una bella specchi, sembrava più piccolina in acqua invece. 7-8 kg? 6? Sì, forse così anche più, perché comunque le specchi hanno una massa diversa dalle regine, pesano un po' di più. Almeno questa è l'impressione che abbiamo. Facciamo bene, una ragazzi, foto anche prima. Una foto e poi la rilascio. Ma che bella. Stupenda. Bene. Si va avanti. Bene ragazzi. E adesso, ovviamente, la rilasciamo. Vivacina sta garba, molto molto vivace. Cri, mi stai battendo, 2-0 per le tue canne. Porca miseria, non me lo sarei mai aspettato. Ragazzi, poi magari facciamo anche un altro tipo di riflessione, perché adesso, così, vedendo un po' la situazione, ha fatto anche un'altra riflessione, ma ve ne parliamo tra poco ragazzi.
tanto aiuto Max. Allora la sento pesante come hai detto tu prima, però non vuol dire che poi sia enorme. Vediamo. Però sta andando per i cavoli suoi, guida lei il combattimento. Guida lei. Sì, no, sono sincero, pensavo che sarebbero state le mie canne a partire e non le tue, o perlomeno che fossero state le mie le prime a partire. E invece qua è un 2-0 secco, in 3 ore e mezza di pesca vuol dire qualcosa. Devo un attimo capire che cosa posso aver sbagliato, se lo spot o se l'approccio totale, magari in considerazione di quello che vuoi dire tu dopo. Ok. Ah, un'altra specchi. Hai detto regina. Un'altra specchi. E niente, non vuole venire. Un guadino. Cri, doppia partenza. No, mi sa che sì, te sai. O no? Impossibile, sono qua. E allora, ragazzi, apro così. Là. Impossibile. Così ci siamo tutti. Perfetto. Sono io? Non lo so. Adesso campiamo. Sta di sì, sai. Allora mi sa che sei beccato anche tu in canna là, perché è impossibile che sia andato fino là con il mio filo. Ma sono vicino a te, sai. Ah, ok. È andata sopra il filo. Ok, va bene, allora con calma, ragazzi. In questi casi, ragazzi, quando vi capita, se vi capita, chi ha in mano la canna del vostro socio deve fare molta attenzione a tirare, perché si rischia di slamare, quindi bisogna accompagnare e assecondare un po' i movimenti di entrambi. Va bene. E intanto la carpa è a godina. Ok, adesso prima di tutto mettiamo in sicurezza la carpa, quindi taglieremo il mio filo. Ok, ragazzi, allora, come detto, non me la sarei aspettato che fossero le canne di cria a suonare per prime, però questo è il risultato, quindi ci si può sbagliare. Io dovrò capire come è un po' irritata, ragazzi, dovrò capire come è potuto succedere, perché io ero convinto che sarebbero partite le mie per prima su quella bella pastura che ho fatto. Invece ho sbagliato di grosso. Ok, grazie Cri. Comunque questo è un bel pesce. Ovviamente è agitatissimo, quindi lo andremo a rilasciare a breve. Però onore al merito a Cri, che ha scelto la strategia più giusta. E in questo momento la piccola gara interna la sta vincendo lui, quindi non posso che dire che la sua strategia è stata quella vincente. Quindi niente, adesso per quell'ora che rimane cercherò di capire se posso migliorare la situazione, ma penso che qua Cri abbia avuto la meglio. Basta, andiamo a rilasciarla e vediamo di prendere un'altra. Era massiccia Cri, sarà stata 12-13 kg stava. Mi gira la testa. Ok. Che una certa età, ragazzi. Allora, sono non amareggiato, ma sconfitto. Ero convinto, ragazzi, che fossero state le mie canne a partire per prima, come ho già detto. E invece la mia tattica si è rivelata probabilmente sbagliata. Adesso ho voluto fare una prova. Ho preso la mia canna, quella più a sinistra, e ho montato anch'io uno di questi e l'ho sparata fuori pastura, ok? Voglio vedere se in quest'ora che rimane, se parte ancora sullo
l'etichettino, la canna di sinistra, ricordatevelo. E intanto tanta roba, però a questo punto mi viene da pensare, Cri, che forse una pasturazione di questo tipo, effettivamente io l'ho provata in questi ultimi periodi, ma su sessioni un po' più lunghe. Allora, ripeto, perché consideriamo che questi sistemi sono sistemi pensati per la pesca veloce, quindi non avere, non tra virgolette perdere quel tempo di spombare, scobrare, ma semplicemente innescare lo stichettino sul rig e lanciare. Ancora più veloce di una bombetta. Poi parliamo di uno stichettino che si scioglie molto velocemente, quindi crea subito un letto di pastura molto vicino all'innesco. E se oltretutto andiamo anche a dipparlo, quindi a dargli ancora più una bella potenziata, esatto, ovviamente aumenteremo la carica olfattiva, quindi di conseguenza probabilmente è quello che ha un attimo giocato. No, io sono contento perché comunque due pesci, tra cui uno veramente bello, sono venuti fuori. Sapete che noi dipiamo tutto con i go, anche la pasta, quindi... esatto, mi ha spiazzato sta cosa, perché ero convinto che una pasturazione come quella che era la mia andasse prima in pastura, e invece probabilmente con lo spom posso anche avere spaventato il branco che c'era sotto, magari, non lo so, perché le vedevo saltare dopo ho deciso di tirare. Quindi hai avuto la meglio, mamma mia, hai avuto la meglio, e quindi il vantaggio di essere in due anche, ragazzi, ci dà modo di provare più cose, e lo sapete. E basta, adesso vediamo come va. Io ripeto, la canna di sinistra ho voluto provare anch'io, perché sai, erano là, passavano di là, di qua non c'era niente, solite scusanti, no, che si possono trovare. Adesso ho preso anch'io una canna, ci ho messo uno di questi, quella più a sinistra l'ho sparata fuori pastura, proprio tutta a sinistra. Vediamo se dovesse partire quella, ragazzi. A questo punto abbiamo imparato che se veniamo qua per 3 ore e mezza ci affideremo a questi, e magari non a tutta questa pastura che mi sono messo a preparare stamattina con le prime luci, tra l'altro mezzo buio ancora, e quindi... potrebbe essere anche la bombetta, nel senso, sì, lo stesso risultato oggi, lo si raggiunge con una bombetta, solo che è più veloce. Sì, è più veloce, certo. Basta. Bene, proseguiamo. Ma ragazzi, poi mi sono dimenticato di dirvi che adesso io sto usando questi che sono gusto Tiger, mi sembra, ma ovviamente c'è Blueberry. Sono questi che mi sembra siano, se non mi ricordo il gusto, perché non fruttati. Fruttati comunque. Quindi sì, ne fanno di diversi gusti e diversi colori, quindi poi ovviamente sceglierete voi quello che più vi piace. Però sono soddisfatto perché due carpe così contro una pasturazione fatta con lo spom affioccato e a pellet, insomma, ha fatto il suo effetto, anche perché non stiamo pescando molto distanti l'uno dall'altro, effettivamente, quindi dai, vediamo di fare un altro pesce. Bene ragazzi, sessione finita con delle certezze che mi si stanno sgretolando con l'amaro in bocca. No, amaro no, perché il video c'è, abbiamo fatto due pesci, comunque consideriamo che stiamo pescando 3 ore e mezza a farla lunga, quindi va bene, ci sta, non è sempre festa. Ovviamente le mie certezze si sono un attimo sgretolate quando ho visto che le tue canne sono partite e le mie non hanno mai aperto bocca, quindi anche oggi abbiamo imparato qualcosa, che il car fishing sì, ti dà delle certezze, ma quando meno te lo aspetti, puff, te le toglie, svanite. Esatto. Allora ragazzi, intanto ringraziamo l'Esca Shop che ci ha dato appunto questi stick per provarli, sì, ovviamente anche per farveli vedere, per mettere a conoscenza di questa cosa nuova. E allora ci eravamo un po' detti, ok, come facciamo? Chi li usa, chi non li usa? Lui ha detto, guarda, io ho un periodo che pasturo con fioccato, sto trovando bene, continuo così, va bene, li uso io. Avrei detto, ragazzi, anch'io a 10 a 0 che le carpe sarebbero partite su quella pasturazione. Mamma mia, mosche pieno. Invece no, adesso i motivi potrebbero essere molti, ma lo spot, staremo qua ore a raccontarli, non è neanche senso. Come ben sapete, il car fishing è fatto di 1000 sfaccettature, esatto. Non si può quasi mai dare una linea, tutto per scontato, tra l'altro. Quindi detto questo, gli stick funzionano,
quindi sono curioso di provarle in inverno. In inverno secondo me potrebbero essere veramente un'arma vincente, perché e qua mi sa che li proverai tu, Cri. Essendo che la carpa è un po' apatica, ragazzi, esatto, probabilmente è più stimolata ad andare in un stichettino anziché magari in una pasturazione, sì, di boia. Rallentano il metabolismo, mangiano quindi di meno, probabilmente quindi potrebbe essere una soluzione vincente soprattutto per il periodo invernale. Esatto, e qua ragazzi vi devo dire una cosa. Vi devo dire che Cri questo inverno e fino quasi metà tutta primavera pescherà o da solo o con qualcun altro che gli va a far compagnia, perché io mi dovrò assentare un po' di mesi perché diventerò papà per la seconda volta. Quindi è giusto che io mi prenda il mio spazio con la mia famiglia e non vi abbandono, magari in qualche video vengo di sfuggita. Lo andiamo a trovare, ragazzi. Esatto, mi venite a trovare a casa, quindi una gradevole notizia che voglio condividere con voi. Prenderò questo periodo di pausa per stare dietro a tutte le mille sfaccettature che ci sono dietro i figli e lascerò Cri magari in buona compagnia, perché stiamo già valutando con chi può andare e fare qualche video interessante. Non vi preoccupate che Climax continuerà grazie al socio che prenderà tanti pesci. Prima cerca un nuovo socio, ragazzi. Intanto dietro salta. Sono aperte le iscrizioni. Esatto, quindi se non ci vediamo in qualche video, magari vengo a fare un saluto a Craig, mi viene a trovare a casa. Ci rivediamo presto, ragazzi, non scappo, non vado via. E basta, quindi comunque in quel periodo ci sono dei progetti, quindi poi... Esatto, esatto, non vi lasceremo da soli nelle vostre serate invernali. Detto questo, ragazzi, da Climax è tutto. Lo vedrete nel prossimo video. Un saluto e tante care cose da Climax. Ciao, ciao ragazzi.